Abbiamo fatto tanti collegamenti oggi, però questo oggi, consenticelo Franco, probabilmente è quello più bello, perché ci fa piacere ritrovarti. Come stai? Si dice sempre ci ha fatto prendere un bello spavento, sì. Mai come in questo caso dopo quello che abbiamo vissuto, dopo che insomma per fortuna è andata bene nel tuo incidente di Portimão, bisogna dirlo. Sì, sì, ciao Sandro, ciao a tutti, è bello essere qui, ancora, vi chiedo ancora scusa per lo spaghetto, chiedo ancora scusa a tutti i miei amici, a tutte le persone che mi vogliono bene e che ho visto molto preoccupate subito dopo l'incidente, anche nel rivedermi tutti erano molto, molto preoccupati, sto bene, ecco. È stato un rischio molto molto grosso e una cosa molto molto seria, ma alla fine è andato tutto bene e sono contento e ne sono grato, ecco. I dottori hanno detto di aspettare giustamente un po' di giorni, però ti hanno dato l'ok, sarai al via nel primo Gran Premio della stagione che si disputerà proprio qui. Sì, 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 ci hanno dato l'ok, quindi potrò fare la prima gara, questo è bellissimo. E ultime due cose velocemente, la prima, immagino tu abbia parlato con Alex e Marc Marquez che ti hanno soccorso in pista, l'abbiamo anche sentito, insomma, anche loro provati da questa esperienza. Sì, 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 ero curioso di sentire proprio, diciamo, cosa è successo, perché io non mi ricordo ovviamente niente. Da loro, che sono stati i primi a venirmi anche a salvare, ecco. E la storia è interessante, molto toccante, ma anche un po' splatter, ecco. Però bello, li ho ringraziati di cuore tutti e due e gli ho augurato buon divertimento per oggi, perché comunque sono andato a vederli in pista, sia loro che tutti gli altri vanno veramente molto forte, figo. Marina, l'ultima cosa prima di salutare Franco, hai saltato i test, dai, è andata bene così, un po' di sforzo in più per iniziare la stagione, non dico proprio in salita, però dovrai recuperare un po', dai. Sì, esatto, ho saltato questi 5 giorni di test che sarebbero stati molto importanti, perché con la moto nuova sarebbero stati importanti per adattarsi alla moto nuova e con il nuovo team, ma comunque sono potuto venire qui, ho potuto vedere le moto dal vivo e sto molto bene, posso mettermi in forma per la prima gara, quindi sì, male, ma comunque in confronto a come sarebbe potuto andare, molto molto bene direi, quindi adesso saliamo in moto il prima possibile e cerchiamo di recuperare il tempo perduto il prima possibile. Marina. Franco, grazie. Io ti chiedo solo, stando lì adesso, vedendo tutti in pista, qual è il sentimento predominante che hai in questo momento dentro di te? La voglia di tornare subito e la paura se ne va? Sì, sì, guarda, da questo punto di vista io sono tranquillo, perché diciamo che la paura non so se è di più o di meno, perché io non mi ricordo assolutamente niente del mio incidente, quindi non credo che avrò più paura quando risalirò in moto. E c'è un po' di invidia nel vedere gli altri guidare, perché io mi sento in grado di guidare, ovviamente bisogna stare ancora molto attenti e non posso, però mi sento in grado di guidare e poi anche c'è del fascino per queste moto, perché sono stato in pista tutta questa sera e vanno veramente tutti molto forte e le moto vanno fortissimo da fuori, fa impressione. Allora fai così, adesso quindi prendi questi appunti. Questi tre sono i sentimenti principali. Adesso sfrutta questo, sfrutta infatti, l'occasione. Infatti, guarda appunti. Tutti, prendi i segreti, prendi punti deboli, punti di forza, così poi quando torni sei perfetto. Grazie Franco, un piacere veramente averti avuto qui con noi con questo bel sorriso.